Grazie, e allora noi adesso torniamo a Montegrimano Terme, nel centro storico abita un artista, l'andiamo a conoscere. Per arrivare al paradiso ci è voluto un anno. Il paradiso di Nida, 31 anni, artista palestinese, è la sua nuova foto. Un anno di lavoro per realizzare un'idea e tesserla in chiaroscuri e giochi di luce. 12 mesi per arrivare a questa immagine, che come tutte le sue foto è quasi un dipinto, e lanciare così un messaggio forte. La foto ancora non pubblicato, ma è il messaggio che voglio che arriva, che tu non hai bisogno di ammazzare la gente per arrivare al paradiso. Il paradiso c'è qui. Ti senti oggi o ieri o anche domani che c'è uno matto che esplodo se stesso, e ammazzato altri con lui e magari anche bambini, donne, uomini, qualcuno che non c'entra niente di quello che c'è nella testa. Allora, pensate. Quante volte li hai visti? Ha scelto di vivere a Montegrimano, Nida, nel borgo dove è arrivata nel 2015 per la mostra sui 100 giorni di solitudine passati nella sua stanza da letto, 9 metri quadrati. Li aveva raccontati con autoscatti colorati. Era la sua protesta in una terra in guerra, Gaza, dove abitava E e dove le dove... donne sono marginali e isolate. Si è sposata a Montegrimano, Nida, e qui ora c'è il suo atelier. Io ho sempre detto questa frase che aveva detto un filosofo libanese. Libanese, sì. E io non voglio cambiare il mondo. Io non volevo cambiare il mondo, io volevo solo che nessuno mi cambiasse. Questa per me. Boh, magari con la mia arte posso. Non voglio dire che cambiare, ma magari migliorare la vita per qualcuno o farlo pensare, ripensare. Nel punto più alto di Montegrino.